Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e dopo tanto tempo un vlog. Scusatemi per l'assenza in questi giorni ragazzi, ma tra lavoro e cose varie non sono proprio riuscito né a registrare né a renderizzare un video. Questo è uno di quelli. Io vi chiedo cortesemente, gentilmente, tanti like ragazzi, fatevi sentire che ci siete. Sono in pausa lavoro, pausa pranzo, e invece di mangiare vado in un posto a comprare delle cose, ragazzi. Questa è una challenge per i miei figli che mi avete consigliato in molti. La tieni o la butti challenge, una cosa del genere. E la vedrete oggi o domani. Adesso vediamo quando riusciamo a registrarla. Allora, siccome non volevo farla solamente con i loro giochi a casa, sto andando in un posto sperando che ci siano dei giochi in offerta. Così compro anche qualche gioco nuovo. Bisogna investire per fare queste challenge, questi video ai bimbi, capito? Dennis è stato promosso, Nadia ed Aurora a Vova fanno le brave, quindi gli compriamo qualche gioco e lo mischiamo nei giochi vecchi. Quindi loro a sorteggio dovranno o tenere il gioco o buttarlo. Buttarlo vuol dire non tenerlo, poi vediamo che fare dopo. Quindi spero guardiate questo video, spero vi piacqua, e ditemi nei commenti cosa ne pensate e magari tanti altri consigli. Consigliatemi le challenge da fare. Nadia per esempio vuole fare la mangi o la butti, la scarti o la butti, una cosa del genere. Magari vediamo, comprerò qualche pacco più avanti di caramelle o di cose strane, o se mi arriva qualche altro pacco giapponese possiamo fare con quel pacco lo scarti o lo tieni. Allora vado lì, speriamo ci siano qualcosa, magari vi aggiorno dopo, vi faccio vedere anche cosa ho comprato, e poi nel video prossimo vedrete anche magari, che ne so, le reazioni, se vedranno queste cose, perché non so se andare al negozio dei cinesi vicino a casa e comprare qualche gioco stupido o andare qui, perché ho visto l'altro giorno, ragazzi, c'erano delle offerte, non vi dico il posto perché non voglio fare pubblicità occulta, ma delle offerte veramente da 119 a 20 euro, cose assurde, anche proprio figure a comprare le cose per poi tenerle per Natale, però non vorrei fossero finite. Adesso andiamo a vedere, eh. Ok ragazzi, qualche gioco alla fine sono riuscito a prenderlo e non vi spoilerò tutto, lo vedrete poi nel video challenge. Oh ragazzi, alla fine ho speso, faccio vedere, oh, neanche tanto, 99 euro. Oddio, neanche tanto, ma devo rifarmi questi soldi. Eccolo qua. Allora cancelliamo il negozio che non ci interessa nulla. Ecco qua, così vedete anche le cose che ho comprato. Guarda qua, guarda qua, 99 euro. Io 99,25 ragazzi. Duncole, esco dal parcheggio, ora vado, faccio ancora in tempo, faccio ancora in tempo a mangiare mezzo panino, adesso vado a un bar, panino, caffè, e corro al lavoro ragazzi, fa caldo, 38 gradi a Milano, 38, voi non ci crederete mai, ma a Milano ci sono 38 gradi, brum. Allora, ragazzi, questo vlog finisce qui, molto veloce, per avvisarvi appunto che A, scusarmi che ho fatto pochi video, B, annunciarvi appunto il prossimo video con i bimbi challenge. Poi un'altra domanda per chi fosse arrivato fino a questo punto del video, molto probabilmente, ma tu lo capisci che fai casino col motorino o no? Invece di mettermi le marmitte rovesciate, rovesciatemi la testa, eh? Dicevo, stavo, molto probabilmente aprirò altri canali, indovinate a chi potrei aprire dei canali, forse sono due. Faccio un fuggi e scappo al lavoro. Buona giornata a tutti. Ah, prima di chiudere ragazzi, volevo ricordarvi che sono arrivate finalmente le magliette nere, le tiger nere. Quindi adesso, se andate sul mio sito www.thefisherman.shop, che il link è in descrizione, non ci sono più in preacquisto, ma sono tutte acquistabili fino appunto a esaurimento scorte, e poi esaurimento mio, perché le spediamo noi come sempre. Dunque, quindi, oltre alla maglietta riceverete anche la nostra dedica o firma, quello che volete. Quando acquistate scrivete un bel messaggino: ciao Luke, mi chiamo Gennaro, e che ne so, la maglietta, taggala o dedicala a Piripicchio 54 per esempio. Un bacione, un abbraccio, ciao a tutti belli.